Io mi pare che ho intravisto l'avvocato Marcenò, il vice sindaco di Merida. Eccolo. Buongiorno, vice. Prego, prego, si accomodi. Ecco, non me ne ero sbagliato. Che piacere rivederla. Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno, vice sindaco. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a Radio Studio 95. Buongiorno, Melito. Ecco. Ma ho fatto una piacevole sorpresa. Sì. Pippo, intanto oggi facciamo gli auguri a tutti i papà. A tutti i papà del mondo, oggi è la festa di San Giuseppe. Sappiamo che per la Chiesa Cattolica San Giuseppe è il principale santo, che oggi ricorre la sua festa, anche se da un punto di vista prettamente liturgico, siccome si intreccia con la Quaresima, liturgicamente il santo viene festeggiato domani. Oggi però è la festa di tutti i papà. Ecco, vi do una piccola pillola che faccio gli auguri a te in quanto papà. Grazie, gli auguri e non posso fare diversamente. Abbiamo noi un papà tenace, combattivo, che ha bisogno di sostegno, ed è il nostro sindaco. Ah, sì, che oggi ha una duplice veste, perché lui è papà di due figli e anche porta il nome di Giuseppe. Quindi a tutto con lui stamattina. Quindi auguri. Poi non posso esimermi di fare anche gli auguri al mio personale papà, il quale lo saluto, e che tu conosci anche. Certo, e vi accomuna anche la fede calcistica dell'Inter. Sì, noi siamo. Io purtroppo sono bianconero, quindi sono sempre in conflitto. Ci dispiace per lei, vice sindaco. Faccio gli auguri anche a mio fratello che è papà, e poi, dulcis in fundo, devo pensare anche ai miei suoceri oggi, perché guarda che cosa mi capita stamattina. Ecco, sentiamo. Mi capita anche di fare le avventure del vice sindaco. Un doppio auguri ai suoceri in modo affettuoso, perché entrambi devi pensare tu che, oltre a rivestire quindi questa figura genitoriale, abbiamo il suocero che si chiama Giuseppe e la suocera che si chiama Giuseppina. Quindi è un unplane. Quindi è inguaiato. È un unplane. No, li ricordiamo, gli auguriamo davvero doppi regali, tanta salute, tanta pace. Ma certo, come no. Voglio soffermarmi un attimino. Prego. Per dire davvero a questi papà di avere forza e pazienza in momenti così difficili, che il buon Dio li sostenga e li aiuta, perché tutti abbiamo bisogno di pace, di amore e di serenità. Io vi ringrazio, scusate della così mia intrusione. Sì, un buon lavoro, una buona festa a tutti e tanti auguri. Il vice sindaco, se no, prima che lei ci lasci, vice sindaco, insomma, lei è una persona veramente simpatica, speciale, perché quando lo vediamo poi è sempre col sorriso sulle labbra. Grazie. L'unico difetto è che è juventino, purtroppo. Va bene, non si può fare nulla per questo, dai. Senta, vice sindaco, prima di lasciarla, visto che questo è anche un programma musicale, ecco, una canzone che lei ci tiene per dedicare a qualcuno, a una persona speciale, ecco, che gliela troviamo subito e gliela mandiamo. Allora, a questo punto non posso che non pensare anche a mia moglie, che per motivi di lavoro si trova fuori. Ecco. Lei, diciamo che il suo cantante preferito è Biagio Antonacci. E quindi, se tu mi aiuti, vediamo. Sì, un attimo, la troviamo subito. Che a questo punto gliela dedichiamo anche a lei. Eccolo qua. Che facciamo? Io direi, ti dedico tutto. Ah, ok, mi trovi perfettamente bellissimo. D'accordo, sei stato bravissimo, ti ringrazio e una buona giornata a tutti. Grazie, vice sindaco, grazie per il suo intervento. Che è venuto a trovarci. Allora, Biagio Antonacci, ti dedico tutto, una canzone che il vice sindaco dedica alla moglie Antonella. Ma lei non è papà ancora. Ancora no. Vabbè, alla moglie Antonella. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata, grazie.